Amici del canale Petorgard, ciao a tutti e ben ritrovati. Il 3 aprile, ovvero ieri, è uscito l'album Declaration, il nuovo lavoro dei Red, uno dei lavori che aspettavo con più attenzione e ansia. Dunque arriva sul canale principale la recensione del giorno dopo. Una recensione sicuramente positiva perché i Red, come vedremo proprio approfonditamente tra un po', hanno recuperato un sound della primissima versione di Red quando ancora li seguivo, quando ho aperto questo canale ormai nel 2012, quindi tantissimi anni fa, e l'hanno trapiantato nel 2020 per un lavoro veramente interessante che va a collocare secondo me l'album nella mia personale top 3 della discografia della band di Nashville, Tennessee. Una band, quella dei Red, capitata da Michael Barnes, che ha deciso di autoprodursi questo lavoro Declaration. Infatti, se guardate nei crediti della produzione, la casa produttrice è la Red Entertainment, una casa appunto autofondata dalla band di Nashville. Tra l'altro i Red dovrebbero, e il condizionale d'obbligo causa appunto l'emergenza del Covid, venire anche in Italia in una mega gita europea, un mega tour europeo, appunto con una tappa unica italiana a Milano. La data sarebbe fissata per il 6 di maggio, è possibile ovviamente che causa appunto l'emergenza della pandemia nazionale e non solo venga rimandato. Speriamo di poterci assistere, dal momento che non cade tutti i giorni comunque di avere una band di questo livello secondo me in Italia. Se non sarà maggio, vedremo se verrà ricollocato, nel caso avremo notizie in merito, perché comunque questa è una band che trasto veramente da anni. Una band che dunque, andiamo qui nel merito dell'album, va a recuperare un sound risalente addirittura secondo me ad Until We Have Faces, uno degli album più di successo dei Red. Basti pensare che in quell'album è contenuto Faces, sono dei miei singoli preferiti più o meno di sempre di questa band. Questo album Declaration va a togliere quello spunto di elettronica che avevamo visto nell'album Gone, che comunque reputo un album discreto, e va dunque a secondo me mischiare quelle che sono le sonorità e gli arrangiamenti dei miei due album preferiti di questa band americana, ovvero appunto Until We Have Faces e anche Of Beauty and Rage, che secondo me rimane l'album più bello di tutta la discografia. Quello fu un album cupo, questo è un album comunque molto vario e presenta diverse novità dal punto di vista tecnico. In particolare, in alcune canzoni lo scream di Michael Barnes, che fino ad ora era sempre stato molto molto accentuato, qui addirittura in alcune canzoni lo fa da protagonista. Vedi per esempio Float, dove le strofe sono cantate tutte in scream, a parte il ritornello che rimane impulito, e il pulito del frontman Michael Barnes rimane secondo me uno dei più belli del panorama dell'alternative metal mondiale. Ok che sono fan, però secondo me c'è veramente della bravura in quest'uomo americano. In generale l'album si apre con la canzone All For You, un'altra canzone che subito ti mette in una sensazione di ascolto molto particolare, una canzone subito aggressiva che va a incentrare un tema molto particolare, ovvero il conflitto interiore di ogni persona che può e ha con il proprio ego, e quindi c'è una sorta di confronto tra l'uomo e appunto l'ego, visto probabilmente in questo caso come un avversario, e le scelte di vita che l'ego di Michael Barnes, immagino in questo caso, lo abbiano costretto a fare durante appunto il corso della sua esistenza. E anche qui si vede molto la sofferenza del cantante che cerca di uscire vincitore da questo conflitto, sofferenza che appunto si vede sia in questa canzone sia appunto in Float, dove appunto vi dicevo lo scream è preponderante e fa notare molto la sofferenza interiore ed esteriore anche del cantante americano. Non mancano le canzoni tipiche dei Red, canzoni come From the Ashes, che è una canzone che non va a distaccarsi molto dalle canzoni più tradizionali della band americana. C'è una canzone che ancora una volta vede la collaborazione con i Breaking Benjamin dal punto di vista strumentale. Nella canzone Seaver il frontman dei Breaking Benjamin, Benjamin Burley, riesce a dare il suo contributo con la chitarra elettrica e le voci di supporto, cosa che fece anche Michael Barnes in una canzone dei Breaking Benjamin qualche anno fa, erano i primi anni 2000. Collaborazione tra l'altro con i Breaking Benjamin, che si trova anche in un altro album dei Red, ovvero Innocence and Innocence. Insomma, ci sono tanti componenti tecnici importanti che fanno rendere questo Declaration sicuramente un album valido, appunto non solo perché ci sono le collaborazioni di altre band, ma soprattutto perché i Red ad ogni album che fanno riescono a evolvere il proprio suono e proporre qualcosa di nuovo. Se nell'album precedente Gone era una elettronica abbastanza spinta, qui è un ritorno al sound passato che però rende secondo me giustizia a questo album Declaration. Tra l'altro le canzoni a me preferite sono The Evening Gate, From the Ashes, che tra l'altro erano due dei singoli che hanno anticipato l'uscita dell'album Declaration insieme appunto a Seaver. Consiglio
studio anche Float, per i motivi che ho detto prima, e anche Infidel, che è la canzone successiva a All For You, ovvero l'intro di questo album. Vedete di ascoltarlo questo album Declaration, perché secondo me è un album interessantissimo se non conoscete il genere dell'alternative metal, e questo è sicuramente un buon viatico per voi novizi ascoltatori. Per chi invece li conosce già, sappiate che secondo me vi troverete di fronte a un ottimo album. Secondo me la mia personale classifica lo vede al secondo posto, dietro a Of Beauty and Rage, e appena davanti a Faceless, anzi Until Half Faces meglio, però secondo me se la giocano. Comunque è un album sicuramente valido, e questo secondo me fa di Declaration un album da ascoltare. Quindi questa recensione su Declaration finisce qui. Io vi invito come sempre a iscrivervi al canale, non solo a questo ma anche al canale sportivo che trovate qui sotto in descrizione, e anche alla pagina Facebook se siete interessati a rimanere aggiornati sempre sui post che faccio in questi canali amatoriali. Dunque il saluto da parte di Vetorgard e ci vediamo a un prossimo video.